Allora, buonasera a tutti, a nome del corpo bandistico vi ringrazio per la sempre numerosa presenza alla sera del nostro concerto, che è un po' ormai l'evento clou dei festeggiamenti patronali di San Giacomo. È 25 anni che proponiamo questa manifestazione, dal 1994, le prime due edizioni sono state fatte sulla Piazza del Comune e poi abbiamo trovato casa qua in Piazza Cadorna, e quindi un quarto di secolo con la banda di Cassine a festeggiare il nostro santo patrono, quindi è il vostro calore sempre immutato, grazie di cuore. Per l'occasione ovviamente ringrazio della presenza il sindaco, il presidente della provincia Gianfranco Baldi, il vice sindaco, l'assessore alla cultura Sergio Arditi, le autorità presenti, tutte le persone che hanno collaborato. Ringrazio il patrocinio per i nostri corsi e per l'attività della banda, la Regione Piemonte, la provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e per gli aiuti piccoli e grandi che sono, che siamo sempre utili, il presidente della cantina sociale di Cassini e tutti i soci che ci supportano sempre nelle nostre iniziative, e la Fiorentina Fiori di Faccia Simona che ci omaggia sempre di omaggi floreali. Un particolare ringraziamento a proposito di omaggi floreali al nostro Pietro, che ha abbellito la piazza, ha smontato tutta casa. Grazie Pietro, i fiori, questo colore, il colore della musica, eccolo qua nei fiori e nella nostra piccola grande esibizione. Voglio poi ringraziare di cuore, lo vedo sempre nel nostro pubblico anche stasera, il signor Beppe Ricci, che ci ha omaggiato di un bellissimo ritratto di Luigi Tenco, che metteremo nella nostra sede, una bellissima opera che ricorda un po' l'impegno che abbiamo svolto l'anno scorso e che sicuramente nei prossimi anni riproporremo ancora qualcosa legato al nostro concittadino nato a Cassine, Luigi Tenco. Quindi grazie signor Ricci. Dopo aver ringraziato tutti, ringrazio ovviamente i nostri maestri Stefano e Giulio che ci sopportano e supportano. Il mio personale ringraziamento va poi ai membri del direttivo della banda, quindi Pietro, Marta, Cristina, Giuseppe, Lorenzo e Fabio. Grazie per l'impegno, grazie che mi sopportate, grazie che ci sopportiamo e che andiamo avanti così. Facciamo a volte tanta fatica, a volte ci arrabbiamo, ma i risultati, quelli come questi di questa sera, danno tanto entusiasmo. Giusto, giusto, infatti, a volte lo supera. Ricordo poi che i ragazzi sono frutto della nostra scuola musica, del nostro impegno, della partnership con Yamaha Strumenti Musicali, la nostra cromatica ovviamente è più numerosa, molti ragazzi in questo periodo sono in vacanza, quindi contiamo poi a Natale di essere al gran completo per altre esperienze musicali, man mano fare l'ingresso in banda. A questo proposito volevo trovare due parole per ricordare perché è importante, visto che i nostri corsi di musica riprenderanno a settembre, perché è importante che un bambino, anche diversamente giovane, si avvicini alla musica, soprattutto i ragazzi. E ho letto un post che ha condiviso ieri su Facebook Lorenzo, che mi ha colpito, no? Ed è la storia di un papà, di due papà che si incontrano, e un papà chiede all'altro: ma perché paghi nel senso, oltre ai soldi, anche lo sforzo, il tempo perso, le giornate dedicate a portare tuo figlio a imparare la musica? E il papà gli risponde: pago per quei momenti in cui i miei figli sono così stanchi che vorrebbero smettere ma non lo fanno. Pago per quei giorni in cui i miei figli tornano a casa da scuola troppo stanchi per andare a lezione ma ci vanno lo stesso. Pago perché i miei figli imparino disciplina e concentrazione.
Vado perché i miei figli imparino ad aver cura del proprio corpo, della propria mente e dei propri gusti estetici. Pago perché i miei figli imparino a lavorare con gli altri e a essere buoni compagni di squadra. Pago perché i miei figli imparino a gestire la delusione quando non ottengono subito ciò che vogliono, ma devono ancora lavorare duramente. Pago perché i miei figli imparino a crearsi degli obiettivi e a raggiungerli. Pago perché i miei figli imparino che ci vogliono ore, ore e ore di lavoro e allenamento per creare qualsiasi cosa, e che il successo non arriva da un giorno all'altro. Pago per l'opportunità che hanno e avranno i miei figli di avere amicizie che durino una vita intera. Pago perché i miei figli possono stare su un palcoscenico anziché davanti a uno schermo. Potrei andare avanti con tante altre motivazioni. Queste sono le vere motivazioni per cui bisognerebbe avvicinarsi a un corso di musica. Noi vi aspettiamo.